Allora, siamo con il presidente, come lo chiamiamo noi, Yacht Club Italiano, Federazione Italiana Vela e World Sailing, Federazione Mondiale della Vela. Tre domande per ciascuna delle tre cariche, presidente. Una per ogni carica. Allora, cominciamo Yacht Club Italiano. Oggi bellissima presentazione fuori casa per la prima volta qui all'Aniene. Che stagione sarà per lo Yacht Club Italiano? Una stagione interessante, la nuova regata di Capri ci piace molto, la Giraglia abbiamo ancora più energia. Secondo me è una buona stagione, abbiamo i 20 anni del Vuvolino d'Oro e soprattutto i 25 anni di Southern Wind a Capri, quindi sono entusiasta di essere ancora presente. Seconda domanda, Federazione Italiana Vela, è l'anno olimpico, sì. Abbiamo una squadra sulla quale lo stesso Giovanni Malagò oggi ha detto di aspettarsi delle cose importanti, la tua sensazione è... se avessi delle fish, quante ne punteresti? Cosa ti aspetti realmente, al di là della tua innata modestia che sappiamo? No, non è questione, conosco le Olimpiadi, Fabio, l'Olimpiadi è un gioco a parte, il campo di regata di Rio è ancora un gioco a parte, quindi dirti metto una lira su una medaglia, su due, è veramente... non ha senso, e lo dico sempre a Giovanni che loro hanno gli algoritmi, ti fanno vedere per tutti i risultati fantastici che abbiamo avuto in due anni, quindi dovete avere, non è così, perché magari Giulia che è il campione del mondo, testa al ranking da sempre, quel giorno non c'è e sei bollito. L'Olimpiadi è veramente molto delicato, dirti, però onestamente dico, sono quattro equipaggi che possono arrivare in zona medaglia, quindi una e una medaglia penso che dovremo prendere. Anche perché si è lavorato bene oggettivamente. Sì, intensamente, in modo trasparente, c'è tutto un percorso che i ragazzi sanno e poi ho avuto delle lettere a Natale commoventi, anche di tecnici, hanno detto finalmente c'è una federazione in cui si può credere, la gente ci viene a chiedere, vogliono far parte delle preparazioni con i nostri atleti, quindi sì, immodestamente dico secondo me è stato fatto un bel lavoro. Anche perché sarà il tuo ultimo anno come presidente federale italiano e quindi magari lasciare con una medaglia o più sarebbe carino. Allora, siamo saliti, ultima domanda, World Sailing, la federazione mondiale, dove speriamo non sia l'ultimo anno tuo da presidente, ma nota dolente, questa vicenda che c'è stata della Malesia, questa polemica importante che ha un po' colpito tutti, è un po' una ferita che si è aperta. C'è stata una presa di posizione per alcuni tardiva ma comunque forte secondo me della World Sailing. Qual è un po' il punto della situazione, anche perché tra poco avremo il Mondiale delle Tavole in Israele, avremo in Oman altre regate, cosa succede? Dunque, non sarò breve, scusami Fabio, perché è una cosa complicata, è una cosa molto complicata e delicata, non si può scherzare. La storia Malesia-Israele è una storia dove, se dovessi dirti a posteriori, la ragione è esattamente a metà. Una mancanza assoluta di comunicazione, anche perché sono due paesi che non si parlano diplomaticamente, quindi è difficile. Quando Israele per esempio ha chiesto di avere le guardie per i ragazzi, il ministro degli interni malesiano ha detto ma la sicurezza la facciamo noi, cioè capito, si è creato tutta una serie di incomprensioni che alla fine ha provocato il famoso abbandono da parte di Israele. Però adesso non te lo sto a dire tutto, alla fine l'ISAF è entrata il 24 dicembre a conoscenza di questa storia che era tre giorni dall'apertura dell'evento, quindi non ci puoi fare niente. In più c'è una giurisprudenza del CIO che c'è sempre stato vicino in questa storia, anzi ha preso poi quello che poi ti dirò dopo, il nostro protocollo, come una idea buona. Se noi avessimo preso al momento una sanzione con uno o l'altro, e uno o l'altro ricorreva al CAS, il CAS lo considera retroattivo, quindi siamo bolliti, ma è questo, l'abbiamo imparato dopo, quindi non è stata causa, però per dirti è una cosa delicata, non è che si può dire ah poveri israeliani, oh gli malesi, non è così, abbiamo fatto un lavoro veramente pazzesco, c'era tutta la nostra gente lì sopra dal primo giorno. Quello che è servito, secondo me questa è stata una fantastica opportunità positiva, perché da quel momento abbiamo guardato il nostro protocollo che c'era contro la discriminazione, figurati di tutto quello che vuoi, però l'abbiamo molto più dettagliato e molto più definite le sanzioni. Dopo l'evento abbiamo mandato una lettera a uno e una lettera all'altro, che era un cartellino giallo, dicendo attenzione ragazzi, avete già sto casino, non ne vogliamo sentire parlare, la prossima le sanzioni sono queste, che sono non ti faccio più fare un evento, non ti mando i giudici di regata che sono nostri e senza loro non puoi farlo, tre ti butto fuori, quindi sono tre gradini scritti, sono uno statement fatto da noi, è quello che ci servirà, come la tua domanda scusa, del futuro di quell'Oman che arriva, abbiamo già scritto all'Oman queste sono le richieste e queste sono le deadline che tu devi
comply, perché noi andiamo avanti con te. Perché l'altro rischio è che se tu ti dicono sì, va tutto bene, una settimana prima dell'evento ti dicono non posso farlo. Cosa fai tu con 700 bambini, 70 nazioni? Dove vai? Sei fregato. Quindi la tempestività dell'avviso è quello che abbiamo imparato. E adesso se invento, se non so la data, metti il 20 di aprile, Oman non ha risposto, ti do ancora 15 giorni e poi arrivederci. Ecco, questo è servito secondo me. Questo è... Infatti io penso che questo è proprio stato un'occasione per mettere delle cose. Dal punto di vista della tua posizione personale e anche in chiave elettorale, World Sailing Futura, questo potrebbe essere usato secondo te da qualche avversario, cioè qualche candidatura che sta nascendo? Non lo so, può darsi benissimo, non ho idea. Sì, poi sai, Fabio mi conosci, io sono lì. Se questo nuovo amministratore, questo CEO nuovo, che mi pare strepitoso, conferma quello che abbiamo visto in un mese, allora per me è un futuro meno faticoso. Adesso ogni nodo viene all'executive. Non ti dico cosa è stato gli ultimi 6 mesi, è stata una tragedia. Allora dico, anche se io vedo che ho questa sicurezza e questa persona, mi fa piacere rifarlo. Se no, amici come prima, io ho tante cose, mi conosci e non ho bisogno. Grazie a te Fabio, grazie.